Ma questo deve starmi così vicino. Vabbè. Salve popolo giocante! Oggi scartocceremo insieme al mio caro amico Mario un coso. Non so bene cosa sia esattamente, ma lo faremo. Faremo quel rituale che a voi piace tanto e che vi fa eccitare, che si chiama unboxing. Io non uso questi termini perché sono italiana. Ta-da! E ora, come per magia, comincerà il rituale. Qui c'è Mario che mi dà una grande mano. E ho chiesto se c'erano delle modalità specifiche per aprirlo perché non impazzisse il mio fidanzato e mi è stato detto di no. Quindi procediamo. Questa allegra scatolina, che ancora non ho capito cosa contenga, però ci sono delle immagini molto carine, vedete? Ok, queste le riconosco. C'è un minuscolo, minuscolo Mario Bros qui e anche il fungo cattivo. Quindi cercherò di capire come si apre. La cosa divertente è che ok, io ho le unghie, quindi avrò seri problemi. Ci sono le cose qui. Sì, qui ci Devi sono delle specie levarle. di sigilli. Ora io potrei stare qui a grattare come un gatto per un'ora, ma non riuscirei ad aprirle, quindi. Ok, per non rovinarmi la manicure, ho preso un coltello e ho tagliato questi cosi. Quindi ora dovrebbe. Guardate, 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 guardate. Ok, l'apro. Bene. Fai vedere la scatolina perché è bellissima, guarda. Allora, in questo giochino fantastico di trasparenze abbiamo, insomma, si vede Sì, tutti, mettilo, è poggialo, simpatico, poggialo. vabbè, tutta la simpatia, guarda, guarda, metto la mano, vedi, è trasparente, che magia! Ok, va bene, ciao. Quindi scatolina. Ok, scatolina dorata dove non so perché c'è un Mario con, non lo so, che sembra tipo un burattino. Un vecchio gioco che c'era su Game & Watch, delle palline. Vabbè, quindi c'è Mario in versione bambolina voodoo, orribile. Non è il bambolino Sì, voodoo. vabbè, ok. Ora sì, praticamente apriamo dal lato che. No, 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 guarda che carino qui. C'è anche la principessa. Sì. Aprilo dal lato del Ah, dito. sì, c'è questo buco che serve per aprirla dal lato del dito. Ok. Ta, ta, ta. Anche qua sono di nuovo le marionettacce. Special thanks to you. Qui abbiamo anche la colonna sonora in sottofondo. Ok, questo è boh, un cavo. Il caricabatterie. Ok, dopodiché Fa c'è scritto vedere gna le cose gna gna. dentro. Le Ok, cose dentro. le cose dentro. Scusa, è una cosa di pregevole fattura. Ok, pregevole fattura, ciao. Questo credo che siano le istruzioni. Sì, vabbè, non ce ne frega di niente. Attenta a come Ok, fai! via. Avevi detto che potevo aprirlo come volevo. Sì, ma non romperlo. Ok. Qui dentro, in versione mini mobile dell'IKEA, c'è. Che carina! Allora, devo dire la verità, i colori mi piacciono tanto, tanto, Sono tanto. quelli originali del 1980. Sì, molto carina, si abbina anche al mio smalto. Giralo. Fai vedere Ok. tutti i lati. Ci sono vari, cioè un solo buco. No, quello Ok. serve per accendere. No, questo è un buco, credo sia per il caricatore, questo è il tastino dell'accensione. Ok. Sugli altri lati non c'è una cippa di mazza, a parte quest'altro buco che non so cosa sia. Credo sia la cassa. Ah, ok, per far sentire L'altoparlante. i suonini. Ok, tutto molto carino, ma devo anche accenderlo. Senti, ma è di metallo secondo te quella cosa che c'è avanti? Sembra di sì. Sembra. Cosa ne pensi? Sì, allora, però questa roba rossa qui, Plastica. bordeaux, è plastica. Questi sono tutti gommini, questa è plastica. Questo sembra un sottile, una sottina lamina, vedi, Vabbè, come se fosse tipo accendila, va. alluminio, non so cos'è. Ok, accendiamo il Fa vedere. tastino. Che carino. Press E si vede time! abbastanza bene per essere una cagatella. Non è una Ok. cacatella, è fatta ai giorni Ok, nostri. che devo premere? Time! Forse quest'altro. Cricrine! Ma per me può stare l'orologio? Mi sa di sì, no? Tu che dici? Ah, ok. E quindi che facciamo? Neanche può stare l'orologio per farlo.
Mamma mia. Va bene, possiamo dopo. Premiamo game. Hai visto? Puoi scegliere tra Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2, che è Lost Levels. E poi c'è anche la Mario Satanica. Ball. Sì, ma Ball è un gioco vecchio. Vabbè, mi fa paura, quindi mettiamo Super Mario. Ma perché Super Mario Bros. Level 2? Cioè, scusami, vai in game e premi il primo. Cioè, vai con coerenza. Ma che coerenza? Ma uno sarà libero di scegliere quello che vuole. Si vede bene, eh? Sì, volante si vedeva meglio. Vabbè. Cosa si vedeva meglio? È uguale. Ma cosa dici? Com'è il feeling? Che carino. Allora, ovviamente se sei una vecchia cieca non vedi niente, ti viene un glaucoma perché è veramente minuscolo lo schermo. Però devo dire la verità, si vede bene, cioè è molto nitido. E poi per essere una robina che sembra veramente inconsistente in mano, oh, è fluido lo schermo. Sì, si fa giocare. Si fa giocare, eh? Sì. Mamma mia, quanti paccheri che ti darei. Ah no, fungo. Ok. Ok, cambia gioco. No, aspetta, mi sto aggasando. Mario Lost Levels. Sarebbe la versione di Mario più difficile. Beh, te l'ho chiesto o no? Vabbè, tanto okay. Morirai subito. Oh. No! Te l'ho detto che è difficile. Oh. Ma perché non fungo assassino? Già. Vaffanculo. Vai su altro. Cioè, non ho capito, sono pure i funghi avvelenati. Sì. Vabbè, cioè, io non lo so, nella vita proprio non si può mai stare neanche le certezze. Che bellino, questo è proprio il Game Watch vecchio. Quindi per coerenza dovrei andare nel Game 1. Va bene. Mamma mia, quanto è brutto. Devi che prendere devo le palline. Ha sembrato Totò. No. Madonna, è veramente un gioco. Il gioco consiste in questo. Triste e angosciante. Lo so. Pensa che c'è anche la faccia di Super Mario. Prima non c'era neanche. Cioè, prima era pure decapitato. No. Mamma mia. Va bene, noiosissimo. Andiamo avanti. No, come si esce da qui? Aiuto. Si esce, devi premere time. Vedi, mi hai fatto perdere. Sempre è bellino time. Scusa, ma il coso satanico B che cambiava niente. Ah, che buono. Wow, come difficile. Ma scusa, sai come si chiamavano questi prima? Schiaccia pensieri. Ah. Ovviamente potrebbe esserci tutta la giornata. Appunto, così. Capito? Va bene. Niente. Insomma, conclusioni? Conclusioni. È un bel oggetto, dai. Sì, è carino. Io ci metterei un coso, la metteremo in portachiavi. Molto carino. Che c'hai? Le chiavi del castello. Thank you.